più alta dirò. Come prima cosa che vorrei dire grazie a tutti voi per seguirmi, guardare i miei video. Manca davvero, davvero poco ai 1000 iscritti, che sono un traguardo molto, molto grande per me. So che non sono tantissimi sotto altri punti di vista. Se guardiamo, ci sono persone che ne hanno tantissimi di più di 1000 iscritti. Però i 1000 iscritti sono un piccolo traguardo, secondo me. Con i 1000 iscritti, inoltre, YouTube mi sbloccherà la community
quindi avrò la possibilità di mettere qualche post relativo ai video anche qua su YouTube. Quindi se mi seguite qua, vi consiglio di seguirmi anche su Instagram. Io personalmente sto abbastanza bene, non ho grandi problemi. Ho voluto però chiedervelo perché se per caso, non so, vi sentite soli o sole e vorreste parlare con qualcuno, potete scrivermi se volete, posso provare a tenervi compagnia. Io ci sono su Instagram e Snapchat, quindi quale dei due preferite? Come mi chiamo è scritto in descrizione. E possiamo parlare un po'. Prossima domanda che vorrei farvi come passate le giornate? Perché io, per esempio, sono ancora in didattica a distanza, almeno quando sto registrando questo video qua, perché sono una prima superiore. Poi io quindi praticamente passo quasi tutta la giornata a casa, a parte quando vado a nuoto, quelle diciamo 3 orette totali in cui sto fuori casa, ecco. Però io sinceramente non ho tanti problemi a stare a casa. A me, come dire, cioè a me piace, io non sono mai stato un tipo che è uscito tanto, che usciva tanto. Quindi ho voluto chiedervi voi come passate le giornate.
tutte le domande potrete rispondere qua sotto nei commenti tranquillamente. Mi fa anche piacere che quindi rispondete e io so di averci, so che voi avete guardato tutto il video. Se non vi siete addormentati prima, ovviamente. Poi volevo dire due cosette riguardanti il canale. Ho visto che il video che ho pubblicato qualche settimana fa, quello del Poor Male Breathing, piaciuto tanto tanto. Io non me lo sarei mai immaginato che fosse piaciuto così tanto. Sapevo che era una trovata interessante, possiamo dire. Di video, come ho detto, che a me rilassa tantissimo e ho in mente di registrarne un altro con respiri ancora più lenti, di farlo durare un'ora e di metterlo come video in sovraimpressione le persone già iscritte al mio canale. Quindi una persona che non è iscritta, se apre il mio canale, si troverà davanti il video trailer, mentre una persona già iscritta si troverà davanti questo video di cui vi sto parlando. Poi però è successa una cosa strana, perché nel video Poor Male Breathing scrivetemi nei commenti se voi vedete la copertina, perché io vedo la foto di me messo tipo così, con la bocca mezza aperta, e non capisco perché, perché quando ho pubblicato il video io ho inserito la copertina. Infatti se vado sul mio canale la vedo. Però se mi cerco su YouTube mi mette questa foto di cui vi ho detto che io non ho messo, quindi boh, non lo so. Aiutatemi a capire cosa sta succedendo e ditemi voi cosa vedete. Mamma mia, devo stare attento. Allora, in futuro avevo avuto in mente di fare un tipo di video dove eravate voi a farlo. E uso questo video per chiedervi che se vi sarebbe piaciuto di partecipare, di registrare un video ASMR. Potete anche usare normalmente le cuffiette, di fare un video di 2-3 minuti, quindi non qualcosa di lungo, 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 lungo. 2-3 minuti va benissimo. E di mandarmelo anche su Instagram, nella chat di Instagram. Potete decidere voi di mandarmelo magari spezzettato o un video unico. Tanto poi al computer
sistemo tutto senza problemi. Quindi appunto volevo provare a fare anch'io questo video qua, perché mi state veramente tutti a cuore, tutti quelli che sono iscritti al mio canale, e vorrei ringraziarvi creando magari un video con voi. Sempre parlando di video, vorrei chiedervi se c'è qualche video che vorreste vedere fatto da me, perché le idee ogni tanto iniziano a scarseggiare e personalmente faccio un po' di fatica a trovare un nuovo video da fare, per comunque non deludere le aspettative, ecco. Quindi volevo chiedervi se per caso avevate qualche idea. Fatemelo sapere. Se magari siete demotivati a studiare o siete troppo stressati, troppo, non lo so, cioè non riuscite a buttare fuori, diciamo così, tutto quello che assorbite e che trattenete dentro di voi. Io spero veramente con i miei video di farvi rilassare un pochino e magari di farvi dormire un po' meglio. Comunque, fatemi sapere come sta andando voi la scuola, va bene? E dopo scuola fatemi sapere per gli sport. Voi se siete più andati, se non siete più andati, come funziona il vostro sport? Perché io vi posso dire, il nuoto agonistico non ha mai chiuso. Però, grande novità, molto probabilmente, non è ancora nulla di confermato, però penso proprio di sì, a giugno, luglio, quando sarà, finirò nuoto e non lo farò più. Penso che questo qua appunto sarà il mio ultimo anno, un po' perché io mi sono, cioè, veramente demotivato ad andare, non ho quella voglia che tu dici sì, andiamo a nuoto, io non ce l'ho più per nulla. E poi il nuoto sì, è uno sport di, cioè, è uno sport di squadra, ma in realtà è uno sport individuale, perché non è che tu per nuotare nuoti insieme agli altri. Diciamo, la maggior parte delle gare sei tu singolo. Quindi, boh, non lo so. E dopo nuoto, penso che forse andrò in palestra con mio papà. Però non è ancora nulla di deciso. Vedremo poi più avanti. Attualmente i miei progetti più grandi sono
Primo è comprare una fotocamera di qualità migliore. Non che questa non sia buona, assolutamente. Fa delle foto molto 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 belle secondo me. Però per fare i video, secondo me la qualità cala un pochino rispetto al mio cellulare, è ottima, certo. Però dei miei video trovo di portare un audio abbastanza buono, però una qualità camera leggermente bassa rispetto a magari quello che vorrei io. Poi magari a voi piace tantissimo e io sono super contento. Altro super progetto che vorrei tantissimo sarebbe comprare il microfono 3DO, che è quello fatto così con le orecchie. Mamma mia, secondo me è un microfono fantastico. E da quando poi riuscirò ad attivare la monetizzazione, perché non si attiva ai 1.000 iscritti, la monetizzazione si attiva ai 1.000 iscritti e 4.000 ore di visualizzazione pubblica. E gli iscritti, bene o male, diciamo, si fanno. Le 4.000 ore di visualizzazione pubblica sono molto difficili da fare. Io attualmente ho quasi 2.300 ore, quindi me ne mancano sì meno della metà, però me ne mancano ancora più di 1.700, quindi ci vorrà un po' di tempo. Noi siamo qua, tranquilli, e ci proviamo. Quindi penso sia giunto il momento della buonanotte, della buonanotte. Quindi, adesso tocca a te. Iscriviti al canale se sei nuovo per entrare a far parte della Oops Community. E se sei un maschietto, diventare un mio Oopsino, mentre se sei una femminuccia, diventare una mia Oopsina. Video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace qua sotto e commenta tutto quello che ti passa per la testa, va bene? Il video di oggi purtroppo finisce qua. Ma io ora ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist, e qua da qualche parte il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video voi vogliate, va bene? Quindi ragazzi, il video di oggi finisce qua. Spero che vi sia piaciuto. E adesso un bacio e noi ci vediamo ad un prossimo video. Buonanotte.